parte proprio dal Friuli Venezia Giulia un progetto pilota sostenuto dalla Regione per l'analisi precoce di un disturbo che è sempre più impattante nella nostra società. Beh, parliamo dello spettro autistico, parliamo di bambini, perché questa è un'iniziativa sostenuta dalla Regione in collaborazione col Burlo, Garofalo, e questa non è solo un'emergenza sanitaria, è un'emergenza che ha anche ricadute sociali, perché quando in una famiglia purtroppo ci sono dei bambini che sono colpiti da queste patologie, è evidente che il problema non è soltanto cercare di trovare le migliori soluzioni sanitarie a questa patologia che ti resterà tutta la vita, ma è quella anche di accompagnare la famiglia dando organizzazione, strumenti che consentano di dare quella risposta che oggi questo progetto mette al centro, cioè parla della diagnosi precoce, quindi riuscire a capire l'esistenza di eventuali patologie di questo tipo, e soprattutto parla di trattamento, che è la grande sfida del nostro sistema salute. E noi continuiamo a concentrarci sull'aspetto giustamente della complessità dell'acuzia sanitaria, ma quello è uno dei problemi, perché poi c'è tutto il problema che viene a cascata una volta che l'acuzia diventerà normalità, dove bisogna soprattutto discutere e trovare le migliori soluzioni per riempire quei pezzi di percorso terapeutico che oggi il sistema salute, non solo in questa regione ma nell'intero paese, ha dei buchi importanti. La complessità che richiede per forza di cose è una cosa molto richiesta, che fare rete. Beh, oggi qui c'è una dimostrazione della rete, perché oltre ai professionisti, quindi i pediatri, il sistema scientifico, la ricerca, il Burlo, la direzione centrale, qui c'è un altro grande esempio, cioè il coinvolgimento del sistema della formazione, dell'istruzione. Ci sono stati la presenza di moltissimi insegnanti e le famiglie, che è l'altro pilastro fondamentale della quale non dobbiamo aver paura di urlare forte, che in questa società la famiglia resta, deve a nostro giudizio riaffermarsi ancora con maggiore forza come pilastro del sistema sociale. Dottoressa, qual è l'impatto di questo progetto e concretamente quando inizierà? Il progetto è iniziato a marcio del 2018 e si concluderà a febbraio del 2021. Prevede il coinvolgimento di tutte le neuropsichiatrie infantili, delle aziende sanitarie del sistema pubblico regionale, e il capofila, il Burlo, ma diciamo siamo tutti comunque in partenariato, e quindi l'obiettivo finale sarà quello di dare un'uniformità, un'omogeneizzazione nell'approccio alla diagnosi e alla cura dei disturbi dello spettro autistico. I due capisaldi, diciamo, del progetto saranno quindi la diagnosi precoce e l'implementazione nei nostri servizi pubblici del modello importato dagli Stati Uniti, dell'Early Start Denver Model, o SDM, che è un modello evidence-based, quindi che ha avuto già una documentata efficacia in termini di validità scientifica, e che è specifico per i bambini molto piccoli. Quindi la precocità della diagnosi diventa un presupposto essenziale affinché l'SDM possa funzionare al meglio delle sue potenzialità. Quindi valuteremo alla fine del reclutamento e della elaborazione statistica dei dati che risultati abbiamo ottenuto, cioè se quello che è stato messo in piedi ha di fatto comportato un cambiamento, in senso di un miglioramento per la qualità della vita di questi bambini e delle loro famiglie, rispetto a quello che eravamo abituati a vedere in passato. Insomma. Potrebbe essere a Spagna un campione di quanti bambini? Nello studio abbiamo previsto che per poter fare delle analisi statistiche solide dovremmo avere 100 bambini, però siamo già quasi a metà e abbiamo appena iniziato da marzo, quindi purtroppo la frequenza del problema è tale che non avremo difficoltà a raggiungere il numero previsto.